progetto che oggi, a cui diamo la conclusione, oggi praticamente è un progetto che ha interessato il nostro istituto in tutte e due le sue anime, diciamo, sia il professionale alberghiero che il Casagrande Cesi, che una classe per ciascuno dei due istituti ha partecipato dall'inizio, quindi al secondo anno di partecipazione di questa bella avventura. Abbiamo organizzato un pranzo che vede coinvolti gli enti locali e soprattutto anche la partecipazione dello chef Giorgione. Sempre per il discorso del riciclettario, ho fatto delle polpettine di pane da servire, questa l'ho soltanto strascinata appena appena. Praticamente maldato. La società ci ha portato negli ultimi 35-40 anni al cosiddetto, tra virgolette, benessere, dove questo benessere è stato travisato completamente in una voglia di opulenza, di far vedere cose che in realtà poi non esistono. Non sprecare vuol dire risparmiare, ma soprattutto vuol dire essere ecosostenibili, vuol dire rispettare l'ambiente, vuol dire stare attenti a quello che mettiamo in bocca, il cibo. Il Comune di Terni è stato fra i primi soggetti istituzionali ad aderire alla campagna contro lo spreco alimentare. Siamo convinti che sia un'occasione importante per le istituzioni, ma soprattutto per le giovani generazioni, di dare il giusto valore al cibo e a come esso regola anche i rapporti all'interno del mondo e delle nazioni. Come Feltros siamo stati, diciamo così, promotori dell'evento, ma non solo dell'evento, di tutto il progetto. Dunque siamo, diciamo così, quelli che coordinano un po' tutto il progetto a livello europeo, dunque questo è il pezzo fondamentale. Abbiamo cercato di utilizzare soprattutto prodotti locali di qualità e che vanno ad impatto ambientale molto ridotto. Spero che oggi ce la facciamo a vincere, appunto è una gara e tipo per la mia squadra, per la mia classe, in bocca al lupo per tutti. Abbiamo fatto un menù in base ai prodotti tipici locali, cioè a chilometro zero, che sono anche una parte dello scarto. Tipo abbiamo fatto lo stinco, oppure abbiamo utilizzato delle foglie di finocchio per fare una salsa. Il menù è anche buono, no? Sì, certo. È buonissimo. Sì. Sì. Fatto... Che di là dico che è più buono quell'altro? No. Non penso. Siamo meglio noi. Siamo meglio noi. Che sono un po' pesanti, però... È stato un evento veramente importante, questo evento di chiusura del progetto Don't Waste Our Future contro gli sprechi alimentari per il diritto al cibo qui a Terni con i ragazzi dell'alberghiero. È un momento importante perché, come hanno sottolineato i ragazzi stessi, finisce il nostro percorso di creazione di coscienza, di sensibilizzazione, ma adesso inizia la vera sfida, cioè quella del cambiamento negli stili di vita e di consumo dei ragazzi e alle loro spalle, delle loro famiglie e dei loro amici.
stata un'esperienza. Il discorso del ragazzo inteso come uomo di domani, se passa per questo tipo di sensibilizzazioni che noi non abbiamo avuto, perché la sensibilizzazione che noi abbiamo avuto era quella dello spreco, dell'opulenza, gli anni del boom, si è sprecato tanto. Spero, mi auguro e credo che questo tipo di manifestazioni servano alle nuove generazioni per fare in modo che non facciano i danni che abbiamo già fatto noi.